Press roll, ragazzi, press roll è uno dei punti fondamentali per un batterista. Non è facile, non è facile, ragazzi. Io stesso ho avuto delle difficoltà. Oggi parliamo, come avrete capito, di press roll, rullo pressato, multiple bounce roll, si può chiamare in tanti modi. E molto importante per noi batteristi perché è l'unico mezzo che abbiamo per poter fare le note prolungate. Se qui per la prima volta, io mi presento, sono Steve, sono un batterista, sono un insegnante di batteria e un produttore musicale. Ho scritto tre libri, Building Drum, Il batterista ostinato volume 1 e Il batterista ostinato volume 2, che trovi nelle librerie e negli store digitali. Inoltre sul mio blog ufficiale stevefoglia.wordpress.com potrei scaricare gratuitamente il mio ebook sulla tecnica delle mani. Allora, press roll, come dicevo nella lezione precedente, quando abbiamo parlato di punto e legatura, noi non abbiamo uno strumento che ci permette di avere delle note lunghe, delle note con un sustain, come fosse una chitarra, un pianoforte o anche semplicemente la voce. Potrei fare il cantante. Quindi il nostro unico modo per poter fare rullo pressato, le note prolungate è appunto il rullo pressato. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi quello che dovremmo ottenere dal rullo pressato non sono tante note, ma è una nota sola che fa questo, che non è ta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 t
praticamente l'attacco di un colpo, perché poi deve essere tante note talmente ravvicinate che non si distingue l'attacco di ciascuna nota. Allora, qui adesso mi contraddico, perché io ai miei allievi dico sempre: ragazzi, non dovete schiacciare sulla pelle, non dovete fare questo, non dovete fare questo, non dovete fare questo. Invece qua, ragazzi, vi dico, dovete farlo. Perché dovete farlo? Perché se volete avere questo effetto prolungato, dovete schiacciare sulla bacchetta affinché la bacchetta, rimbalzando, produca questi rimbalzi multipli. Se io invece la bacchetta la lascio tornare indietro, chiaramente non ho alcun rimbalzo, ok? Invece devo avere questa cosa qua. Allora, ragazzi, per fare questo, due cose, anche tre. Una cosa, fulcro, tenetelo bello saldo, ok? Quindi mi raccomando, punto giusto, non troppo in alto, non troppo in basso, se no non c'è equilibrio, non c'è bilanciamento della bacchetta e non otterrete alcun colpo. Quindi questa lavoro qua. Poi non partite troppo dall'alto, perché se no altrimenti questo non è un multiple bounce roll, ok? Partire molto ravvicinati dalla pelle e poi liberare le altre dita che non servono a niente, ok? Le altre dita devono essere proprio, cioè non sono indispensabili, non servono a nulla, sono lì per bellezza, ma non hanno alcun ruolo. Quindi la cosa importante è queste tre cose: partire dal basso, avere una buona presa del fulcro e liberare le altre dita che non hanno un ruolo fondamentale. Allora, nel mio libro Il batterista ostinato, volume 2, a pagina 30 troverai la Joe March, una marcia che ho scritto in due quarti per analizzare proprio i press roll. Allora, adesso andiamo a suonarla insieme, quindi se è il libro vai a pagina 30, prova a seguirmi, la marcia in due quarti e vediamo un po' che cosa succede. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2.
Oh, piccola indicazione. Allora, quando vedete che ha il rullo pressato è scritto nella quarta battuta, quindi una nota da due quarti, in questo caso con una specie di Z sopra, che sta a indicare che la nota verrà fatta con un press. Allora, lì non c'è scritto che movimenti devi fare, lì sta a te, nel senso, tu mi chiederai, sì, ma quella nota da due quarti io la suono mu muovendo le mani. A che velocità? A velocità di ottavi, sedicesimi, trentaduesimi, sestine. E io ti dico, dipende dalla velocità con cui fai l'esercizio. Chiaramente più farai l'esercizio lento e più il movimento che fai dovrà essere molto veloce perché ci deve essere meno distacco tra una mano e l'altra. I colpi appunto devono essere, i movimenti devono essere ravvicinati per avere questo effetto prolungato. Quindi in questo caso io che ho suonato la lettura abbastanza lenta, ho mosso le mani nel press roll in 32esimi, ok? Quindi prova anche tu a casa a fare la marcia di pagina 30, la Joe March, e scrivimi tra i commenti se hai avuto dei problemi, delle difficoltà. Noi ci vediamo alla prossima lezione, che sarà l'ultima lezione di questo videocorso. Intanto ti ringrazio di essere stato qua fino all'episodio, fino alla puntata, fino alla lezione, chiamiamola come vogliamo, di oggi. E noi ci vediamo quindi la prossima settimana. Ti ringrazio, iscriviti al mio canale se non l'hai ancora fatto, metti un like e condividilo tra i tuoi amici batteristi. Ciao, alla prossima!